mentre sta esplodendo di nuovo la Siria e in Germania i neonazi hanno attaccato una sinagoga, un chiaro attacco antisemita, il nostro premier Conte è atteso al varco di una spy story internazionale. Avrà ripercussioni sul governo? Pare che in pieno agosto, a Ferragosto, ci sia stato un incontro tra il ministro della giustizia americana con i nostri servizi segreti a Roma. E tutto questo pare che sia accaduto per dare una mano a Trump, che invece sarebbe stato precedentemente, diciamo, danneggiato da una sorta di complotto anti-Trump dove sono parte Obama e Matteo Renzi. È veramente una vicenda molto, molto complicata. Le date sono strane, nel senso, viene un ministro di un altro paese in territorio italiano, parla direttamente ministro con i nostri servizi, non ma americano, ma anche fosse stato di qualunque altro paese, perdoni, sì, sul nostro territorio, parla direttamente con i servizi senza coinvolgere non solo il ministro, il suo pari, sì, dall'altra parte, ma senza che venga informato il Parlamento, perché ricordiamoci che il Copasir c'era e c'era anche il suo presidente, sì, perché in quel momento Guerini era presidente, sì, del, sì, Copasir, certo, quindi voglio dire, senza, quindi la gravità assoluta, ma sarebbe assoluto anche quella che Librandi ha chiamato eventuale ingegneria, perché allora vorrebbe dire che c'è un Presidente del Consiglio assolutamente inadeguato. Trump ha mandato in Italia il suo Ministro della Giustizia chiedendo sostanzialmente all'Italia di trovare prove del fatto che tutto il Russiagate era finto, cioè che i russi hanno rubato le mail della Clinton, che i russi facevano propaganda su Facebook. Questa è una teoria del complotto, diciamo, ridicola, che non sta in piedi. L'ingenuità che ha fatto Conte, che è però un'ingenuità grave, è stata di aver messo a disposizione di un piano di Trump per di fatto truccare le elezioni 2020, perché lui nelle elezioni 2020 vuole poter dire che i democratici avevano complottato contro di lui. Conte non ha detto va bene, parliamo, ti mandato un sottosegretario, messo a disposizione tutto dei nostri l'intelligence, servizi, no? I servizi segreti che ha cercato, che stavano cercando prove per aiutare Trump a vincere le elezioni 2020 sulla base di una teoria del complotto fasulla. Questo che è non gli dà le informazioni. Lei è il ministro degli esteri. Allora, tutto quello che è avvenuto è avvenuto prima che io fossi ministro degli esteri. Certo. E l'altra cosa che le posso dire è, non è che Conte si rifiuta di andare in Parlamento a riferire al comitato che si occupa del controllo dei servizi segreti, che è il Copasir. Semplicemente non ha un presidente questa commissione, questo comitato. Sì, ma che adesso è fatto lei? La mia idea è che di Giuseppe Conte io mi sono sempre fidato e mi fido ciecamente. E ha sempre agito nell'interesse della nazione. Aspettiamo che il Presidente del Consiglio vada a riferire al Copasir e lì si spiegheranno tutto. Garantista. Ho qua il Corriere, l'avevo aperto perché l'ho letto come tu. Quindi, Russiagate, i servizi segreti italiani hanno indagato per conto degli USA. Si vede bene? Questa è la mia collega Fiorenza Sarzanini, di cui io mi fido, e qui non c'è il punto di domanda a questo titolo. Quindi, Fiorenza e il Corriere siamo convinti che i servizi segreti italiani hanno indagato per conto degli USA. Io non, per fortuna non bazzico quegli ambienti, ma un po' girato il mondo, sono convinto che i servizi segreti dei paesi alleati si facciano piaceri reciproci a raffica, e questo non è né il primo né l'ultimo. C'è un problema però, che quando queste storie vengono fuori, per i governi e i capi di governo sono grane, quindi per Giuseppe o Giuseppi Conte questa è una grana. Io ho letto anche un'altra affermazione, un'altra dichiarazione che poi vedremo contestualizzata, ma che mi preoccupa molto, che è quella di Conte, che dice che comunque questi incontri sono stati fatti per indagare sui precedenti governi. Sì. Quindi è chiaro che è comunque una vicenda che desta preoccupazione, ed è importante che si faccia chiarezza, pur mantenendo fermo il vincolo di segretezza che hanno i membri del Copasir. Però credo che a questo punto davvero chiarezza vada fatta. Renzi in sostanza è accusato di aver usato i servizi segreti italiani contro Trump a proposito del Russiagate, e adesso Conte è accusato di aver usato i servizi segreti italiani a favore di Trump sul Russiagate, sugli rapporti con Putin. A proposito di Trump, oggi su molti giornali si ironizzava su Giuseppe Bond. Ovvero il premier Conte in versione 007 per conto della Casa Bianca.
È un po' imbarazzante tutta questa spy story che coinvolge il Presidente del Consiglio? Rischia anche di uscirne ammaccato? Ah, non lo so, dipenderà da quello che verrà fuori, perché per il momento si parla molto ma si sa pochissimo. Desidero innanzitutto ricordare che se da un lato è il Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica a stabilire il fabbisogno informativo, dunque a individuare le direttrici di intervento e le priorità lungo le quali gli organismi di intelligence devono poi muoversi, dall'altro canto è l'autorità di governo che si attende di venire a sua volta sollecitata da un'intelligence integrata nei suoi meccanismi e le stanze decisionali in ordine a problemi nuovi e orizzonti anche inediti. Adesso l'ho sentito la prima volta, veramente inquietante il discorso di Conte, proprio un messaggio cifrato, non so se i primi 30 secondi del messaggio erano incomprensibili, quante persone hanno colto. Sarebbe interessante sapere che cosa gli americani ci hanno dato in cambio o hanno dato a Conte in cambio di queste informazioni. Mi ricordo che quando Conte inaugurò il Conte Bis, arrivò uno strano tweet, perché all'epoca tutti rimanemmo un po' colpiti da questo endorsement, di Trump, che bisogna essere sinceri, twitta come un forsennato, fece anche un errore di spelling, lo chiamò Giuseppi, però tutti ci dicemmo: ma come mai Trump, con tutti i problemi che c'è in America, fa l'endorsement a Conte? Arriva il famoso messaggio a Giuseppi da parte del Presidente degli Stati Uniti, che dice: bravo Giuseppi. Allora, non è che per caso Conte ha venduto Salvini agli americani in cambio di qualcosa? Conte, che è un personaggio molto, naif, per la politica è uno parvenu che sembra essenziale, fu chiamato Giuseppi con affetto e legittimato da Trump, per cui ha una riconoscenza senza Peraltro, fine. Peraltro fu chiamato dopo avergli messo a disposizione i servizi segreti italiani, e questa è la cosa speciale. Poi il fatto che una cosa sia successa dopo non significa che sia successa per quella c'è ragione, stato anche ma è uno scambio dopo. Mi pare abbastanza evidente. E siccome Renzi è il più furbo di tutti, la sua furbizia si vede, chissà che questo governo non duri. Se in Italia esistesse la procedura di impeachment che esiste negli Stati Uniti per il presidente americano, secondo me già l'avrebbero chiesto, l'impeachment per Conte. Perché ai tempi della guerra fredda un ministro di un paese straniero ha convocato i nostri servizi. Quindi non è una polemica così. Quando mai è successo che io, senza avere una mediazione politica, piglio e convoco il capo dei servizi segreti italiani? È una cosa allucinante. Conte lo dovrà chiarire, glielo chiedono anche i suoi alleati, Renzi tra questi per esempio, un pezzo di PD, perché sembrerebbe che lo stesso Conte abbia riferito che uno degli argomenti dei quali ha parlato attraverso gli 007 con Barr, era esattamente che cosa hanno combinato i governi Renzi-Gentiloni sulla vicenda... Quando erano loro Presidente del Consiglio, quindi si complica ulteriormente. Glielo chiede anche Salvini, che a sua volta è portatore del secondo Russiagate. Con l'ergonomico Conte non si capisce bene mai fino a che punto si lasci manovrare e fino a che punto tenga lui in mano il timone. Probabilmente in questo frangente sono vere entrambe le cose. Io penso che tutto questo sia finalizzato a tenerlo nel mirino. Perché poi quello che ci dobbiamo chiedere alla fine è come escono queste notizie. E perché sono tutte cose gestite dai servizi segreti. Momento, a un certo punto vengono fuori. Certo. Conte ha avuto un momento di grande esposizione mediatica e quando ha preso in mano il governo. È un modo per dirgli: il deep state esiste, c'è poco da fare. Il cosiddetto stato profondo. Stai attento profondo. Perché ti teniamo d'occhio. Allora, questa volta qui mi pare che sarà molto più difficile per lui uscirne fuori indenne, perché... Salvini ha tutto l'interesse, e la battaglia che ha fatto per mettere un uomo suo alla guida del Copasir lo fa vedere, a distogliere, anzi a ripagare Conte con la stessa moneta. Che sarà? E poi verrà a chiarire l'avvocato del ciuffo e di se stesso come ha usato i servizi segreti? Quindi come posso stare sereno? Mettendo in fila i fatti che sono accaduti attorno a quella visita, viene fuori un quadro abbastanza inquietante, perché attorno a quella visita scoppia il Russia Gate,
il rublo gate, cioè la presunta tangente di Mosca alla Lega, in quel periodo viene in Italia, in quel periodo viene in Italia il ministro americano, in quel periodo Salvini decide a sorpresa, tra lo stupore di tutti, di staccare la spina al governo. Nel famoso discorso in cui lei è seduto al suo fianco, le rifacciò una serie di cose, le rifacciò anche: caro Matteo, tu mi hai mandato a parlare in Parlamento al posto tuo, tacendomi, disse testualmente, informazioni importanti per i rapporti internazionali dell'Italia. Conte disse: io vi do delle informazioni che ho raccolto io, perché il ministro dell'interno mi ha negato le informazioni di cui era competente, perché ovviamente in Russia con Savoini ci andava Salvini, mica ci andava Conte. Ci vuole dire allora quali sono queste informazioni importanti che lei avrebbe taciuto all'attuale Presidente del Consiglio? Ma chiedetelo a Conte, ma cosa ne so io? Spetta a Salvini andare a spiegare che diavolo faceva lui e che diavolo faceva Savoini al suo seguito, visto che Savoini non è che andava a visitare i monumenti nella Piazza Rossa con Salvini. Savoini partecipava ai bilaterali tra il ministro dell'interno russo e il ministro dell'interno italiano. Lei doveva andare Parlamento a chiarire che quando non, era ministro che non ho preso dell'interno, niente, non ho chiesto niente, non mi ha dato niente? L'ho già detto all'universo mondo. No, ma lei deve andare in Parlamento, che è un'altra, che è la sede deputata per un ex ministro, leader di... Ma quando i magistrati hanno detto Salvini non sa nulla e non ci interessa neanche sentirlo. Questo è l'hotel dove si è tenuta la trattativa tra Savoini e i russi per la vendita di 3 milioni di tonnellate di gasolio. Matteo Salvini si è rifiutato di spiegare i suoi rapporti con i collaboratori della Lega che a nome di Salvini hanno chiesto 65 milioni di dollari di tangente a funzionari russi in un albergo di Mosca. Ma la cosa più singolare, sinceramente senza precedenti nel nostro paese, è che prima si è sottratto ad andare in Parlamento e dopo 3 giorni ha chiesto lo scioglimento del Parlamento. C'è qualcosa che non funziona. Cosa le costa andare in Parlamento a dire se anche lui ha chiesto una tangente non era a nome mio? Ma mi scusa, è come se lei qualcuno imputasse stasera, lei si è portato a casa 60 milioni di dollari. Lei si deve giustificare perché qualcuno dice che lei ha portato a casa 60 milioni di dollari. Io le dico, vabbè, c'è una registrazione di lui che lo chiede e dice noi della Lega porteremo il paese dove volete voi in Russia. Abbiamo mai visto un dollaro, un euro, un rublo, un marco, un dinaro? Stanno indagando. No, glielo dico io. No. Ma perché lo dice qua e non lo dice in Parlamento? Vuoi dirci, ex ministro dell'interno, caro Matteo Salvini, se fosse qui glielo chiederei, ma lei davvero quando parlava di Putin e della Russia come del grande esempio per tutti noi, lei ci sta facendo cambiare alleanze, noi non siamo più un paese europeo, l'America non è più il nostro alleato, cioè questa roba qua va spiegata, questa è roba molto seria. Doveva presentarsi in Parlamento oppure no? Lei si sarebbe presentato in Parlamento? Maroni. O sarebbe fuggito anche lei? No, Salvini non è fuggito, non diciamo sciocchezze, per cortesia. C'è un'inchiesta in corso, lui ha fatto le dichiarazioni che doveva fare, ha dato la sua interpretazione. No. Mi pare veramente tanto fumo su una cosa che deve ancora tutta essere verificata. Ma io l'ho detto 18 volte, lo ripeto altre 18 volte, non ho mai chiesto una lira, né ho mai preso una lira, c'è un'inchiesta che va avanti da quasi un anno e quindi spero che lavorino bene, lavorino in fretta e la chiudano, perché non c'è veramente niente da cercare. Seduti a un tavolo della Hall si incontrano da una parte Savoini, l'avvocato d'affari Gianluca Meranda, il consulente bancario Francesco Vannucci, dall'altra tre russi, due di loro sono vicini alla galassia di Putin, Ilya Yakunin e Andrei Karchenko. Il terzo russo del Metropol, invece, non è stato ancora identificato. I sei stanno trattando un affare da 1,5 miliardi di dollari,
I russi promettono di vendere gasolio agli italiani con un maxi sconto e gli italiani, con la plusvalenza creata, garantiscono 65 milioni di dollari che sarebbero dovuti finire nelle casse della Lega per finanziare la campagna elettorale delle europee. Secondo dico lei, come esperto di se comunicazione, io avessi preso 60 milioni di dollari, stasera sarei qua con lei. Sì. Ma sarei a farmi gli affari miei alle... No! Ai Caraibi, dai! Sa e prendo 60 milioni e vengo da Floris. Sa perché potrebbe... Lì non è un problema soltanto legato alla presunta tangente richiesta da questo signore che si chiama Savoini e che è un collaboratore di Salvini. Facciano i giudici, a noi non interessa. Il punto è che politicamente sposta l'Italia, si dice, nell'orbita della Russia. Ritengo Putin un ottimo uomo di Stato. Ritengo inutili e sbagliate le sanzioni economiche contro la Russia. Ma lo dico perché lo credo, non perché mi pagano per dirlo. Sarà strano, ma sono un politico che dice quello che pensa. E quindi non mi hanno pagato rubli per dire quello che penso. E io sono così. Io se credo una cosa e penso una cosa la dico, senza valutare le conseguenze elettorali. Sì, ma il che mi preoccupa ancora di più, perché non è in grado di valutare le persone che si sceglie come alleati o con le quali sta al governo. No, ma perché lei è mi una mette persona in che dice quello che pensa sempre, non lo fa nessuno, nessuna persona intelligente lo fa nel corso della vita. Cosa importa se sognavo in Puerto Rico? Questa è la stanza di Salvini. Non ha preso la suite allora. Questa è la visuale che aveva Salvini la mattina. Sì, andava là, faceva il suo bagno, poveretto, là, al largo. Oggi è una giornata importante perché mi arriva la notizia da Roma che il 7 ottobre è stata calendarizzata alla Camera l'ultimo voto per tagliare 345 parlamentari. Di Maio si deve mettere d'accordo con se stesso, perché me l'ha riassunto lei in 10 minuti. E ho fatto cadere il governo per il mojito, per i sondaggi, per l'ambizione personale, per non tagliare i parlamentari. Luigi, scegline una. Frutto avvelenato il taglio dei parlamentari. In tanti ci hanno provato, nessuno fino ad ora però ci è riuscito. Qualcuno, a dire il vero, ci ha perfino scommesso la poltrona. Per tenere in piedi un governo illegittimo, non voluto dal popolo, si concede a una banda di parlamentari senza titolo e senza diritto, non eletti ma nominati, e il cui unico rappresentante non è in Parlamento e si chiama Grillo, che ha preso i voti per tutti loro, a loro 211 si consente di fare uno stupro di questo Parlamento. È il taglio del numero dei parlamentari la riforma che serve per sanare le inefficienze e la lentezza del processo legislativo? È del tutto evidente, signor Presidente, colleghi del Governo, colleghi parlamentari, che non è il taglio dei parlamentari che... È del tutto evidente. Signor Presidente, colleghi, io voterò questa legge. Ecco, già qua il livello mi sfugge. Siamo a Data la premessa. Siamo alla trascendenza. Attenzione. Mi è già capitato nella scorsa legislatura, egregio Presidente, quando mi trovai a dover votare contro una legge di cui ero il primo firmatario. Basta, ma le perversioni, cioè c'è sta chi proprio prova del... acrobatico. Questo è proprio, è una roba di... Io mi alzai in piedi e votai contro la mia legge. La roba, perché pensai malissimo di me stesso. Vabbè, comunque, ha una sua logica alla fine probabilmente. È certo. Quindi io oggi voterò sì, ma non finisce qui per quel che mi riguarda. Ah no. Un secondo dopo il mio voto a questa riforma costituirò un comitato senza alcun dubbio per il no a questa riforma. Un grande applauso! Se ieri il PD non avesse votato il taglio dei parlamentari, il governo sarebbe caduto. Io penso che senz'altro l'approvazione della legge costituzionale che taglia il numero dei parlamentari lancia un ponte verso almeno il prossimo biennio di tranquillità
di questo governo. Giusto per dare un numero, in Italia abbiamo circa 60 milioni di abitanti e avevamo 945 parlamentari. Non voglio fare paragoni impropri, ma gli Stati Uniti hanno 327 milioni di abitanti e hanno 535 parlamentari. Solo i cinesi, che però sono 1,5 miliardi, hanno più parlamentari di noi nel mondo. Allora, non credo che ci sia a rischio la nostra democrazia. Voteremo per il taglio dei parlamentari, voi siamo coerenti per... rispetto a quello. Io voglio vedere però che cosa in cambio dovrà dare al Partito Democratico. Presenti 569, votanti 567, astenuti 2, maggioranza 316, favorevoli 553, contrari 14, la Camera approva. Ne abbiamo tagliato 345, risparmieremo 300.000 euro al giorno. Un'azione non demagogica, ma contro i cittadini, i quali credono che tagliare i parlamentari vuol dire risparmiare qualcosa. Certo, due caffè per cittadino all'anno. Taglio i parlamentari, allora i risparmi sono 100 milioni l'anno. La manovra del 2020, quella che dovrete fare a breve, vale 290 volte di più. Il primo criterio è stato quello del risparmio, no? La motivazione che è stata data, è una motivazione risibile. La gente è contenta perché i politici non sono simpatici alla gente, al popolo. Purtroppo loro non sono simpatici. Quindi appena si fa qualcosa per eliminare qualcuno, siamo tutti contenti. L'avanzata delle truppe turche nel nord-est della Siria prosegue secondo i piani, e quanto ha fatto sapere Ankara questa mattina. Abbiamo ucciso 109 terroristi curdi, annuncia Erdogan. L'America si è ritirata dai confini e la Turchia subito dopo ha cominciato a bombardare le città siriane. Migliaia di civili hanno abbandonato le abitazioni dirigendosi verso il sud del paese. Perché la vicenda curda ci riguarda, Murgia? Intanto perché i curdi hanno combattuto contro l'ISIS e l'ISIS è un problema di tutti. Non c'è niente che accada lì che poi non abbia un riverbero qui. Per cui lasciarli a se stessi in questa guerra significa da un lato tradire quello che hanno fatto, perché ci hanno protetti mettendo se stessi in gioco. La guerra di Erdogan ai curdi, la sfida di Erdogan alla stragrande maggioranza di una comunità internazionale che guarda allibita l'invasione in corso, ma soprattutto il ricatto all'Unione Europea che condanna l'offensiva attraverso l'alto rappresentante per la politica estera Mogherini. Chiediamo ad Ankara di cessare l'azione militare unilaterale che destabilizza l'intera regione. Qua parliamo di Trump, che è il presidente degli Stati Uniti, sui curdi ha detto non ci aiutarono nella seconda guerra mondiale. Quindi lui, memore di questo sgarbo, Trump, che a Trump si ricorda tutto, è una cosa incredibile. Ma questo sgarbo lui ha detto, sai che c'è, state bene così, vi lascio con il mio con Erdogan. Ecco, tu cosa ne pensi di questa roba qua? L'altro giorno dicevo, trovo tutto estremamente imbarazzante, umanamente imbarazzante, no? Perché questa non è neanche... L'Europa, non solo l'Europa, aggiungo le Nazioni Unite, aggiungo la NATO, diciamo tutti gli organismi sovranazionali in questa vicenda, che avrebbero titolo per prendere iniziative e forse avrebbero già dovuto prenderle in chiave preventiva, in questo momento sembrano balbettare. Se Bruxelles ostacolerà l'operazione militare, Ankara aprirà le porte a 3 milioni e 600 mila rifugiati siriani mandandoli in Europa, aveva minacciato il presidente turco. Ricordiamo una cosa fondamentale a proposito della spregiudicatezza e del cinismo di Erdogan, che usa il tema dei migranti come arma di ricatto. Due anni fa, per consentire, presi dalla psicosi dell'invasione, che si chiudesse il cosiddetto corridoio balcanico che transitava proprio dalla Turchia nel momento in cui la guerra in Siria era esplosa, deflagrata ed era veramente una tragedia, l'Unione Europea regalò di fatto 5 miliardi di euro al governo turco. E Erdogan non vuole più avere oltre 3 milioni di profughi sul suo territorio. Li vuole riportare in Siria, per questo dice occuperà il nord della Siria per costruire insediamenti dove rimandare i profughi. Soltanto che anche questa operazione costa e i soldi di questa operazione li vuole anche dall'Europa. E se l'Europa non paga, che cosa succede? Se l'Europa non cede, che cosa succede?
succede quello che sta già succedendo, succede qualcosa che Erdogan sta già mettendo in pratica, ricattarci con le vite dei profughi. Questo ricatto di Erdogan è naturalmente del tutto irricevibile e che se l'Europa esiste deve dire che questo ricatto è irricevibile. Cosa abbiamo fatto? A parte i ragazzi militanti che sono partiti volontari, certo, per combattere a Kobane, abbiamo cercato di pagare. Abbiamo cercato di pagare in Turchia, questo il 18 marzo del 2016, certo, se non sbaglio, il patto con l'Unione Europea. 3 miliardi più 3. E meno di un anno dopo noi italiani abbiamo fatto il memorandum e abbiamo cercato di pagare anche in Libia. È una storia molto lontana da noi, neanche sappiamo bene chi sono i curdi, dove vivono, ma dobbiamo sapere che i curdi hanno combattuto per noi contro i terroristi dell'ISIS. Vorremmo che l'Italia, ma anche l'Unione Europea, facesse assolutamente qualcosa. Vorremmo che si prendesse una coscienza finalmente riguardo a questo. Questo è il nostro appello. Smettere i bombardamenti immediatamente. Non c'è nessun motivo per bombardare dei civili. Questo non ha nessun senso. Vedi che l'idea che i curdi possano avere il loro Stato, come l'hanno avuto gli ebrei nel 1948, e costruire uno Stato forte. Loro sono oggi divisi tra quattro paesi, certo, diversi, Turchia, Siria, Iraq e Iran, ci porta all'ipocrisia di dire che bravi che sono anche più moderni, le donne non portano il velo, ma poi al dunque pensiamo al rubinetto di Erdogan. Quanti ce ne manda? Brucia Roma, con i romani. Brucia Roma, con i cristiani. Voi ci date degli incapaci. A volte, ogni tanto, no, no. Sempre, a prescindere. Io Roma ci sono anche domani, ci sarò martedì, ormai ci vivo per la maggior parte del mio tempo, però una città così sporca, così trascurata, così caotica, così incasinata, così poco amata e poco governata, io non me la ricordo, i romani non se la ricordano da 40 anni a questa parte, quindi spero che la Raggi e Zingaretti si facciano da parte il prima possibile, perché non è possibile conciare Roma in una maniera... E non è una questione politica, eh? Io sono al di sopra di ogni sospetto, perché quando si votò a Roma, e chiedo scusa ai romani, quando si votò a Roma dissi, 3 anni fa, piuttosto che votare quelli del PD, se io fossi a Roma voterei la Raggi. Mai l'avessi detto, per carità di Dio, una calamità naturale. A Roma si dice, si risponderebbe così, Salvini, magna tranquillo. C'erano pure i cinghiali, come al solito. Ah, c'erano i cinghiali? Dov'è? Ah, eccolo là. Ah, eccolo! Un bel cinghialotto. Questa è chiamata a tomba di Nerone. Adesso versa in queste condizioni. Qui? C'erano due altalene. Due altalene? Sì. Ok. Ok. Lo scivolo era qua. Piuttosto che prendersela con Salvini, rispondesse ai romani e rendesse Roma quello che merita di essere Roma, non una città abbandonata, sporca, caotica, incasinata. Una distesa di bottiglie di vetro, ecco. È frequentato anche da famiglie che ovviamente usano questo accesso per andare a scuola. A scuola, in parlare. I bambini ogni mattina sono sottoposti a questo spettacolo. Ecco il cinghiale, oddio! Ma io l'altra sera stavo camminando in centro a Roma e ho visto 3 topazzi di 30 centimetri. Non è che ho parlato che la venivano a salutare. Ma era allora, così. Dico a Salvini che per ogni topo che vedi ce ne sono 12 nei paraggi che non vedi. Lo dico per tranquillezza, 3, so di più. Siamo stati messi sotto attacco da una serie di episodi. Io ricordo, provo ad andare a ritroso, l'incendio del TMB di Rocca Cencia. Pochi mesi prima l'incendio del TMB di Salario, che è completamente distrutto. Siamo proprio di fronte alla sede del 7° municipio e guardate, qui c'è praticamente una foresta. È l'unico qui, sì, in questo parco? Cioè, raccoglie cosa? Le cartacce, le foglie. Ah, le cartacce, e come le raccoglie? La ventola e la pala.
La ventola e la pala. Qual è la ventola? Questa? È questa con i fiori. Ah, questa. E questa è la pala. L'incendio, i furti ripetuti nei magazzini dei nostri mezzi del servizio giardini. Il servizio giardini, lo sapete benissimo che in questo municipio è stato praticamente azzerato. Lei ha denunciato. Io e il mio vicepresidente abbiamo denunciato. Assenteisti che non sono solo assenteisti, ma che venivano, timbravano, andavano a fare i lavori per i privati con i mezzi del servizio giardini. Ha chiamato il sindaco quando lei ha denunciato questi giardinieri assenteisti? Le ha fatto i complimenti? No, non mi ha chiamato. Si è sentita un po' isolata? Noi siamo isolati nei territori. A mio avviso tutto questo fa capire che forse siamo un po' sotto attacco, no? Vai Anna, vai. Aspetta papà, togli questo piedino qua. Primo ostacolo della giornata, papà. Il bustone di spazzatura indifferenziato. Con la plastica dentro. Andiamo in strada. Aspettiamo che non passino macchine, via, veloci. Scusate. Guadagniamo ingressi sul marciapiede, grazie. Anche questa è andata, papà. Puzza, papà, puzza. Ma occorre uno scienziato a portar via la monnezza? Cioè, mi domando se occorra uno scienziato a pulire la città, poi le metropolitane, e poi i parcheggi, e poi la manutenzione delle strade, e poi gli alberi, e poi le foglie. Cioè, voglio dire, non stiamo parlando di grandi progetti, stiamo parlando della cura quotidiana. Se Ama viene lasciata libera di operare, Ama riesce a offrire il servizio. Cosa c'è che non va? Ed è un'altra cosa che voi non fate apparire. Quando vedete i camion in coda, non è tanto per la pesa, poi arriviamo anche al problema della pesa, ma è per il fatto che in questa regione non c'è una mancanza strutturale di impianti. Faccio solo un'osservazione. A Roma sono stati cambiati, credo, 20 assessori. 20, cioè sostituiti. E sono stati cambiati dal punto di vista della nettezza urbana, dell'AMA, sì. 7 amministratori delegati in 3 anni. 3 anni e mezzo, sì. E li hanno scelti, non gli sono stati imposti. Anche questo non è molto brillante. Io non ho mai sentito, nelle occasioni in cui qualcuno è stato mandato via e sostituito freneticamente, dovendo il successore ricominciare da capo, forse abbiamo sbagliato. Credo che però abbiano cambiato 6 amministratori largo circa dell'AMA. Allora, se uno cambia 6 amministratori, quantomeno è incapace a scegliere le persone che nomina, perché sono 6. Se a Roma, in alcuni quartieri, alle 10 della mattina, ci sono sacchi di monnezza in mezzo alla strada, con gabbiani che sembrano avvoltoi che arrivano in mezzo ai cittadini, e topi lunghi così che fanno la gara dei 100 metri ostacoli, anche il comune dovrebbe darsi una mossa. Se vuole posso dire scoiattoli, coniglietti, libellule o farfalline. C'erano dei topi così. Dico che Raggi non è più adeguata a fare il sindaco di Roma. Se un sindaco della città più importante d'Italia dice i romani fuori dalla finestra vedono la merda e ho la città fuori controllo, è un giudizio politico il mio. Sarebbe come dire, visto che devi ancora restituire 49 milioni che la Lega in qualche modo si è presa, allora dimettiti. Siccome il senatore adesso ha parlato della Raggi, mi è venuto in mente proprio un tweet oggi di Virginia Raggi che la riguardava, senatore, e che diceva: piuttosto che parlare a Bambera, Salvini ci dica, ci parli dei 49 milioni di euro alla Lega. Ma Salvini veramente si vuole prendere Roma? Perché Roma, insomma, è una città faticosa tanto, ci hanno rimesso le penne tutti praticamente. Ma io penso che se potesse sì, ma mi sembra molto molto prematuro, cioè, ci sono altre campagne elettorali e ci sono altre cose da fare. Dopodiché, e quindi che gli Roma... attacchi alla Raggi sono campagna elettorale o è proprio che gli scappa Salvini? Gli attacchi alla Raggi sono campagna elettorale da un lato, constatazione dall'altro, Salvini prima non abitava a Roma, adesso ci abita e constata probabilmente alcune cose di cui voi stessi vi rendete conto quotidianamente. E quindi se Virginia ci guarda, sarai bravissima a fare altri mestieri, ma non a fare il sindaco, e quindi dimettiti. Ma io non so di voi giornalisti quanti sono di Roma, secondo me siete di Roma. Io credo che un sorriso, solo un sorriso, come cittadini, indipendentemente dal lavoro che fate, potreste anche farlo e potreste dire: oh, c'è la luce, alla fine del tunnel c'è la luce, c'è la speranza. Perché tutto questo noi lo stiamo facendo per Roma e per i romani.
Prego agevolare il tweet successivo. Ma infatti c'ha ragione, piamo la ride. Ecco. Voglio vivere così, col sole.